Paola Bragantini chiede il riconteggio dei voti alle Vallette. Il conteggio decreta che sono 159 i voti che la separano da Augusta Montaruli, eletta nel seggio uninominale delle Vallette. Sono invece 3.853 le schede ritenute non valide dagli scrutatori. Qualcosa potrebbe essere sfuggito, secondo Vittorio Barosio, illegale, a cui si è rivolta la candidata Bragantini. Chiederà di accedere agli atti ufficiali del seggio prima che vengano inviati a Roma, ma il controllo e il riconteggio non impedirà ad Augusta Montaruli di essere dichiarata eletta. La procedura potrebbe durare molto tempo e una volta terminata sarà il Parlamento a valutare nuovamente l'esito dello spoglio.